Dopo un anno di neutralità, dopo aver aperto per un certo tempo anche contemporaneamente trattative con Vienna e con Londra, il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco delle potenze dell'intesa. Questa gravissima decisione non veniva presa dal Parlamento dopo un esauriente dibattito, ma soltanto da tre uomini. Il Presidente del Consiglio, Antonio Salandra, il Ministro degli Esteri, Sidney Sonnino e Vittorio Emanuele III. Eppure la maggioranza del paese era contraria alla guerra, a cominciare dalle donne, che ancora erano prive del voto. E chi mai aveva interpellato le grandi masse contadine che ancora vivevano nell'ignoranza e nella miseria? Tuttavia, sarebbe toccato proprio a loro sopportare il maggior peso della guerra nella più completa passività e rassegnazione. Le trattative con Vienna si protraevano sino all'11 maggio 1915, quando già Sonnino, il 26 aprile, aveva firmato il patto di Londra. È vero che l'Austria concedeva soltanto il Trentino e non tutto, parte del litorale adriatico e la piena autonomia municipale per Trieste. Ma le richieste italiane andavano ben oltre le aspirazioni nazionali e contemplavano anche obiettivi imperialistici del tutto estranei alla visione risorgimentale del conflitto. Per esempio, prevedevano l'annessione all'Italia di territori abitati da forti minoranze tedesche, slovene e croate, con il pericolo di suscitare irredentismi nei confronti del dominio italiano. A un accordo con Vienna, che nel contempo si sarebbe potuto migliorare, e che non prevedeva il sacrificio di un solo soldato, si preferiva la guerra, che sarebbe costata 652.000 morti, 450.000 invalidi e un onere finanziario di 157 miliardi di lire, e che avrebbe gravato lo Stato di un gigantesco debito pubblico. Ma l'entrata in guerra dell'Italia avrebbe comportato anche altri sacrifici, altre calamità. A cominciare, come osservano Giorgio Rocà e Giulio Massobrio, dalla distruzione delle conquiste sindacali e dall'intensificazione dello sfruttamento del proletariato nelle fabbriche e nelle trincee. Con estrema leggerezza e creando il mito delle guerre patriottiche, l'Italia entrava in un conflitto che durava già da un anno, e del quale poteva valutare tutte le atroci novità. La prima guerra mondiale dell'umanità era una guerra smisurata, senza pietà, senza onore. Una guerra che introduceva armi nuove e micidiali come l'aeroplano, il carro armato, il lanciafiamme, le bombe a mano, le bombarde, i gas asfissianti e vescicanti. Introduceva l'inferno nella trincea dove milioni di uomini sarebbero marciti in attesa di immolarsi. Alla conta finale di questa sterminata mattanza risultavano uccisi da una parte e dall'altra 10 milioni di soldati, mentre i feriti e gli invalidi erano 8 milioni. Si aggiungano 5 milioni di civili deceduti a causa dell'occupazione nemica, dei bombardamenti e delle sofferenze, e altri milioni di vittime, a partire dal 1917 per colpa della pandemia della spagnola. Ne va dimenticato che il grande sconvolgimento della guerra mondiale avrebbe provocato la nascita di tutti i totalitarismi, dal fascismo al nazismo al bolscevismo. Della guida dell'esercito italiano era stato incaricato il generale di corpo d'armata e senatore del regno Luigi Cadorna, dal 27 luglio 1914 capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Per quanto non fosse mai stato su un campo di battaglie, aveva fatto una rapida carriera ed era considerato un brillante studioso di tattica. Dal temperamento freddo, riservato, era autoritario con i subordinati, non tollerava dissensi ed era estremamente sicuro di sé. Cadorna rappresentava sotto tutti gli aspetti le qualità meno felici del corpo ufficiale italiano, osserva lo storico americano John Schindler. La scelta di porre la sua persona alla guida dell'esercito italiano nella guerra più vasta che si fosse mai combattuta fino ad allora non fu certo felice.
Oltretutto Cadorna entrava nel conflitto con un esercito che non era preparato a sostenere prove di lunga durata e di intensa durezza. Disponeva in tutto e per tutto di 2.000 fra cannoni da campagna e obici. L'artiglieria pesante era costituita da 112 pezzi, mentre le mitragliatrici, che avrebbero avuto un ruolo determinante nel conflitto, erano appena 618. Vale a dire che ogni reggimento di fanteria ne poteva disporre soltanto di due. Mancavano anche i fucili modello 1891 per equipaggiare le riserve e persino le uniformi e le gavette. Carente era infine il numero degli ufficiali, ne mancavano più di 10.000. Queste deficienze non potevano essere compensate dall'entusiasmo dei volontari, che comunque rappresentavano una trascurabile minoranza, e neppure dagli insulti di Ardengo Soffici contro la ciurmaglia cancrenosa, bavosa, laida del Senato, e neanche dagli incitamenti del giovane Benito Mussolini: combatteremo a fianco dei francesi, dei belgi, degli inglesi, dei russi, salderemo col nostro intervento il cerchio di ferro e di fuoco intorno agli imperi responsabili della conflagrazione europea, abbrevieremo la durata della guerra, vinceremo, baionette italiane. Al nostro acciaio è affidato col destino d'Italia quello dei popoli d'Europa. Ci voleva altro che queste chiacchiere per rinforzare un esercito che si era svenato in Libia. Il piano Cadorna sulla carta era quanto di meglio si potesse concepire. Il generale piemontese partiva dalla constatazione che in un anno di guerra gli austriaci avevano già perso 800.000 uomini, ed erano stanchi, prossimi al collasso, e difficilmente avrebbero potuto sostenere l'onere di un terzo fronte. In base a queste considerazioni, pensava di dare una poderosa spallata alle deboli forze nemiche, 25.000 uomini e 100 cannoni, attestate al di là dell'Isonzo, impiegando la terza armata per attaccare le posizioni austriache sul Carso e la seconda armata per premere sulla linea dell'Isonzo, da Gorizia a Plezzo. Secondo le sue previsioni, lo sfondamento del fronte sarebbe stato rapidissimo, non avrebbe richiesto più di una settimana. In seguito la terza armata si sarebbe impossessata di Trieste, mentre la seconda si sarebbe spinta sino a Lubiana, portando al collasso l'impero asburgico. Molto probabilmente questo piano avrebbe funzionato se Cadorna fosse stato in grado di attaccare subito all'indomani della dichiarazione di guerra, ma anche se si era segretamente preparato negli ultimi mesi ad avviare il suo piano, gli occorsero comunque 30 giorni per portare al fronte le due armate e per compiere alcune puntate esplorative al di là dell'Isonzo. 30 giorni che gli furono fatali perché consentirono al capo di stato maggiore austriaco, Franz Conrad von Hötzendorf, di spostare dalla Serbia all'Isonzo il XV e il XVI Corpo d'Armata, e di costituire una nuova armata, la quinta, che affidava al generale Svetozar Borojevic von Bojina, l'uomo che sarebbe diventato per quasi 3 anni l'efficientissimo e implacabile avversario di Cadorna. Un altro elemento negativo che Cadorna non poteva non aver preso in considerazione era lo stato d'animo degli austriaci. Non soltanto essi si sentivano indignati per il tradimento degli ex alleati, che avevano abbandonato la triplice, ma temevano soprattutto i soldati di etnia slovena e croata le mire dell'Italia sul litorale e sulla Dalmazia. La linea dell'Isonzo, dunque, diventava per essi un baluardo nazionale da difendere a ogni costo. Al momento dell'attacco generale, il 21 giugno, gli austriaci avevano, è lo stesso Cadorna che parla, in complesso una sensibile inferiorità numerica rispetto alle 35 divisioni del nostro esercito, ma largamente compensata dalla maggiore abbondanza di artiglierie di tutti i calibri e di mitragliatrici, dalla forza naturale del terreno, dalla potenza delle linee fortificate e dalla esperienza di 10 mesi di guerra. In effetti, le due armate di Cadorna incontravano subito una fortissima resistenza, non riuscivano a migliorare le loro posizioni e la passeggiata a Lubiana si trasformava rapidamente nel macello di 30.000 soldati. Dell'insuccesso, del resto largamente prevedibile, Cadorna non si assumeva alcuna responsabilità. Lo attribuiva alla penuria di munizioni, alla deficienza di velivoli, alla lentezza con cui il ministero provvedeva all'arrivo dei complementi. Aggiungeva che la maggior parte delle bocche da fuoco di medio calibro
esplodeva a cagione di imperfezioni nei proiettili. Per finire, a chi lo accusava sui giornali austriaci e italiani di aver perso tempo e di non aver approfittato dell'iniziale fase di debolezza dello schieramento avversario, rispondeva con una frase che soltanto Jacques de Chaban, signore della Palisse, avrebbe potuto pronunciare. Sta di fatto che l'irruzione nel territorio nemico dei primi giorni della guerra non si è arrestata che di fronte all'impossibilità di avanzare ancora. Sin dall'inizio del suo comando, il generalissimo Cadorna aveva rivelato di essere un uomo particolarmente testardo, incapace di fare autocritica, insensibile alle perdite umane anche quando erano immani, indifferente alle sofferenze e al morale dei soldati. Egli ostentava inoltre, nei confronti della gran massa dei militari di estrazione contadina, un atteggiamento che sfiorava la sufficienza. Convinto assertore delle misure disciplinari più severe, era disposto a vincere quella che riteneva l'indisciplina cronica degli italiani, ricorrendo pure ai plotoni di esecuzione e alla pratica barbara della decimazione. Anche con gli ufficiali, non importa quale grado ricoprissero, era durissimo se non rispondevano totalmente alle sue aspettative. Era tale l'autorità che riteneva di incarnare che nei primi 2 mesi di guerra rimuoveva dai loro incarichi ben 27 generali e un consistente numero di ufficiali subalterni. Perennemente in polemica con il governo, che riteneva inadeguato al momento difficile attraversato dalla nazione, ostile all'intera classe politica, era nemico giurato dei socialisti che accusava di minare il morale dell'esercito. Come ha giustamente messo in evidenza Ernesto Ragionieri, la pretesa di Cadorna di sovrapporsi al potere politico non solo per ciò che concerneva le operazioni militari, ma anche la direzione del paese, trovava una base oggettiva nelle incertezze e nelle carenze del governo, e di queste si alimentava per accentuare l'aggressività nei confronti di tutte le forze sociali e politiche che mostrassero la benché minima oscillazione di fronte allo sforzo di guerra. Convinto che il regime parlamentare non potesse funzionare nei periodi di emergenza, riteneva che l'azione politica dovesse essere esercitata da una sola persona, e nel precisare che questa persona doveva essere un uomo superiore per intelligenza e per carattere, pareva indicare se stesso. Un vero dittatore, precisava, non di diritto ma di fatto, cattolico fervente, non sembrava ricevere ordini che da Dio, con il quale si incontrava nella messa quotidiana, officiata dal proprio cappellano. A differenza di altri capi militari, come i generali Caviglia, Pecori Girardi, Di Giorgio, Diaz, che erano stimati e alcuni addirittura venerati, Cadorna non soltanto non riscuoteva alcun credito dai soldati, ma era tenacemente odiato. Egli li ripagava nel suo libro di memorie, ignorando il loro sacrificio o minimizzandolo, al punto che, mentre con spirito notarile segnalava per ogni battaglia il numero delle perdite del nemico, dei propri morti non faceva alcun cenno, quasi fossero un dettaglio trascurabile. Ignorava non solo i propri morti, ma anche i crimini commessi sotto il proprio comando. Nei combattimenti del giugno 1915, per la conquista del Montenero, per esempio, reparti del IV Corpo, frustrati per i ripetuti insuccessi, si sfogavano sulle popolazioni slovene incendiando 6 villaggi. A poca distanza, sulle pendici del Msli, venivano fucilate decine di civili sloveni sospettati di aver ucciso alcuni feriti italiani. E, anche se nel canto di protesta dal titolo Gorizia, l'anonimo autore non citava il nome di Cadorna, tutti sapevano a chi stesse a cuore questa città, tanto a cuore da strapparla agli austriaci con 6 battaglie e un numero impressionante di morti. O Gorizia, tu sei maledetta, tanti cuori son senza coscienza, dolorosa mi fu la partenza, che per tanti ritorno non fu. Traditori, signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Tra i 100.000 soldati che hanno preso parte alla prima battaglia dell'Isonzo c'era anche mio padre Giacomo, classe 1878, albergatore, una vita passata tra i fornelli, le acque minerali di Crodo e le scalate sul Monte Cistella. Appartenendo a una classe anziana, non aveva preso parte agli assalti alla baionetta contro le trincee austriache, ma nelle immediate retrovie aveva provveduto, con le braccia insanguinate sino ai gomiti, a separare i morti dai feriti.
Avevo forse 6 anni quando mio padre cominciò a parlarmi della Grande Guerra e del generale Cadorna. Il conflitto era finito da appena una dozzina di anni e i ricordi di quel massacro erano incisi, scolpiti nella sua memoria, al punto che quando toccava l'argomento io restavo sommerso da un diluvio di parole, di immagini, di imprecazioni. Ero troppo piccolo per capire che cosa spingesse mio padre a confidarmi i suoi ricordi, le sue angosce, ma una cosa la capivo. I suoi racconti non andavano confusi con le fiabe che le mie sorelle mi narravano la sera per farmi addormentare. Si trattava di storie vere, tremende, che mia madre si rifiutava di ascoltare. Di solito i nostri incontri avvenivano nel gazebo che mio padre aveva costruito nel giardino della nostra casa, nel quartiere operaio di San Rocco, alla periferia di Novara. Ci sedevamo intorno al tavolo di pietra, sul quale abitualmente facevo i compiti di scuola. E come se fra noi esistesse un'intesa, mio padre apriva il libro dei ricordi, che a volte si intrecciavano con quelli di suo fratello Enrico, che aveva guadagnato sul campo i gradi di sergente maggiore. Non so quanti fossero questi ricordi, so che erano moltissimi. Di una decina di episodi conservo ancora il ricordo assai vivo. Il merito di ciò è sicuramente di mio padre, che era uno straordinario fabulatore. E della singolarità dei fatti che andava narrando. Prendiamo per esempio il compito di accudire la teleferica di servizio, certo il più angosciante fra gli incarichi che ha ricevuto. Questa teleferica aveva due funzioni, quella di inviare in prima linea viveri, armi, munizioni, sacchetti di terra, tavolame, e quella di ricevere al ritorno i morti e i feriti. Raccontava mio padre, era peggio che vivere in trincea. Sentivi le urla dei feriti anche da lontano, a metà tragitto. Alcuni avevano tali mutilazioni che ci morivano fra le braccia mentre li scaricavamo dalla teleferica. Preferivo smistare i morti perché quelli almeno tacevano. Ma a volte ci creavano dei problemi perché i corpi erano talmente dilaniati da non riuscire a comporli. Alla fine c'erano gambe e braccia che avanzavano, che non sapevamo a chi attribuire. In un solo giorno, dopo una furiosa battaglia, smistammo 700 fra morti e feriti. Trasferito nel 1916 dalla linea di Risonzo al Trentino, alla vigilia della Straf, spedizione, rimarrà sulle pendici del Monte Corno per quasi un anno. Di questo periodo egli ricordava soprattutto la disperata lotta contro i topi che invadevano la trincea scavata con tanta fatica nella pietraia, riferiva mio padre. Erano famelici, testardi, senza paura. Si gettavano sul mucchio di scatolette vuote e in un attimo le ripulivano. Ne ammazzavamo a dozzine con le pale, ma l'indomani ritornavano più numerosi. Di notte ti aggredivano, puntando alla gola, al viso. Poi c'era il problema di dove gettare le carogne, che presto spargevano un fetore insopportabile. Dunque lo scontro non era soltanto con gli austriaci, ci si batteva ogni giorno con i topi, le pulci, i pidocchi, le cimici e ogni altro insetto che si nutre di sangue umano. C'era un altro nemico in trincea, era il fango. Raccontava papà, il fondo della trincea non era in grado di assorbire la pioggia. Dopo un paio di ore si formava il fango. Se pioveva 2 giorni di seguito, il fango ti arrivava alle caviglie e dovevi spalarlo al di sopra dei sacchetti di terra di protezione. Alla fine ti coprivi di fango, non avevi i mezzi per ripulirti. Il fango sapeva di tutto, dei topi morti, dei nostri escrementi, degli avanzi del rancio e dell'ultimo attacco austriaco al Fosgene. Quasi ogni volta alla fine del racconto mio padre diceva, sillabando le parole perché rimanessero impresse nella mia mente, e ricorda un nome, Cadorna. Lui era il nostro vero nemico, non gli austriaci. A Cadorna mio padre faceva risalire tutti gli orrori della trincea e soprattutto le continue ecatombi. Quante volte mi aveva sventolato sotto il naso la cartolina che riproduceva il monumento ai caduti di Boca, il nostro paese. Ci sono 25 nomi incisi su questa pietra, 25 morti in un paese di 1.000 abitanti e 4 portano il nostro cognome e altri 8 sono lontani parenti. Adesso capisci. Perché odio Cadorna. Quando mio padre mi esprimeva tutto il suo rancore per il generale Cadorna, non ero certo in grado di valutare le sue affermazioni, ma lo sarei stato tanti decenni dopo, con l'esperienza dello storico, e non mi sarebbe stato possibile, pur senza provare il suo rancore, contraddirlo.
Che Cadorna sia stato il solo e diretto responsabile delle carneficine sul fronte dell'Isonzo non esiste il minimo dubbio, e non lo giustifica il fatto che i generali Foch, Joffre, Haig, Conrad, Hindenburg e Ludendorff abbiano fatto altrettanto sui loro fronti. La verità è che il piano di Cadorna era interamente sbagliato e averlo riproposto per 11 volte era semplicemente delittuoso. Esso si basava sul progressivo logoramento dell'avversario da realizzare con continue spallate, una più poderosa dell'altra. Applicando questa strategia, egli era certo di potersi aprire un varco nelle difese austriache e di poter marciare su Lubiana e Vienna. Ma se la valle dell'Isonzo era sicuramente la strada più corta per raggiungere gli obiettivi finali, era anche notoriamente del tutto favorevole ai difensori, anche se ogni volta venivano investiti da un crescente uragano di fuoco. Cadorna era perfettamente al corrente che il suo piano per sfondare la linea dell'Isonzo non era condiviso da tutti. Lo stesso Duca d'Aosta, che con la sua terza armata aveva sofferto le maggiori perdite, non aveva più fiducia nel progetto strategico e tattico del generale piemontese. Quanto ai vertici della Marina, per ben 2 volte gli avevano suggerito un'alternativa alle spallate, quella di compiere uno sbarco alle spalle dello schieramento austriaco fra Aurisina e Prosecco, protetto dai cannoni della flotta. Ma Cadorna aveva rifiutato. Lo sorreggeva nel suo disegno una sorta di paranoia. Intanto che il paese gli avrebbe concesso giovani vite da gettare nella fornace e l'industria avrebbe continuato a produrre cannoni e munizioni, egli non avrebbe rinunciato al suo progetto di aprirsi un varco nel dispositivo nemico. La prima battaglia dell'Isonzo l'aveva compiuta con poco più di 500 cannoni, l'undicesima con 5.200. Di questo passo avrebbe smantellato ogni difesa, anche se i generali di Borojevic erano abilissimi nel ripristinare ciò che era stato demolito. E poco importava se nelle 11 battaglie dell'Isonzo aveva perso quasi 800.000 uomini, fra morti, feriti, dispersi e prigionieri. C'era ancora la classe del 1899 da richiamare e i giovinetti del 1900. Questa certezza nella vittoria finale non era suffragata da nulla. Cadorna non ignorava che i soldati andavano all'assalto, non perché avessero il morale alle stelle, ma perché temevano ogni tipo di ritorsione, dal carcere alle fucilazioni sommarie e alle decimazioni. Se gli austriaci, con l'appoggio dei tedeschi, non avessero attaccato il 24 ottobre 1917, spezzando in un baleno le difese italiane a Caporetto e dilagando verso Gemone e Cividale, il generalissimo avrebbe minuziosamente preparato la sua 12ª battaglia, con più battaglioni, più cannoni, più bombarde, sempre inseguendo il suo folle progetto. Invece, a condurre la 12ª battaglia dell'Isonzo era il generale tedesco Otto von Bülow, il quale coglieva di sorpresa gli italiani, che pure su quelle posizioni ci vivevano da 29 mesi. Il resto è tristemente noto. L'esercito di Cadorna, nella ritirata, perdeva 700.000 uomini fra morti, feriti, prigionieri e sbandati. 3.150 cannoni di tutti i calibri, 1.732 mortai, 3.000 mitragliatrici, 300.000 fucili. Al paragone, Custoza, Lissa, Adua diventavano dei disastri irrilevanti. Licenziato l'8 novembre 1917 da Vittorio Emanuele III, da principio si rifiutava di rassegnare le dimissioni, quasi si fosse sentito al di sopra anche del re. Poi respingeva ogni addebito e riversava ogni colpa del disastro sulla deficiente resistenza di alcuni reparti, taluni dei quali si arresero ignobilmente, altri si dettero codardamente alla fuga. Successivamente, nelle sue memorie, rivolgeva pesanti accuse anche al paese, al governo, colpevoli a suo dire di non avere provveduto a sostenere lo spirito delle truppe. Essendo essi invece venuti meno a questo loro importante compito, ne doveva ineluttabilmente conseguire il disastro. Accuse che reiterava qualche pagina dopo, descrivendo la sfiducia di un'Italia ufficiale chiusa allo spirito militare, incapace di credere alle virtù eroiche del popolo in armi, ignorante dei substrati più profondi e più sani della gente italiana. Con quale animo avesse potuto formulare queste frasi era impossibile capire. Lui che della gente italiana aveva fatto strame, lui che aveva sostenuto lo spirito delle truppe, negando la licenza, il riposo, ogni assistenza morale, fornendo un vitto e un soldo miserabili ed esortando al combattimento con la minaccia della fucilazione.
Cadorna usciva di scena, ma una fra le sue sciagurate decisioni, condivisa del resto dal ministro Sonnino, non sarebbe stata abrogata dal nuovo governo Orlando. Si tratta dell'atteggiamento del Comando Supremo e del governo nei confronti dei prigionieri, che alla fine del 1917 raggiungevano 600.000 unità. Di questi ne sarebbero morti oltre 100.000 per malattia, ma soprattutto per fame. Come ha lodevolmente rivelato Giovanna Procacci, la morte in massa dei soldati prigionieri fu provocata e addirittura in larga parte voluta dal governo italiano e soprattutto dal Comando Supremo, così che l'Italia trasformò il problema dei prigionieri di guerra, che tutti i governi belligeranti dovettero affrontare con urgenza, in un vero e proprio caso di sterminio collettivo. Il rifiuto dello Stato italiano di provvedere direttamente, come facevano gli altri paesi in guerra, all'invio di soccorsi, cibo e vestiario ai soldati detenuti nei campi di concentramento austriaci, nasceva dal preciso intento di distogliere i soldati al fronte da ogni tentazione di resa. In altre parole, questo rifiuto, reso pubblico insieme alla descrizione degli orrori della prigionia austriaca, faceva parte di quel pacchetto di crudeli provvedimenti che dovevano impedire le fughe, le ribellioni, il fenomeno dell'autolesionismo, le follie simulate, i suicidi. Il modello di soldato auspicato da Cadorna era la copia perfetta del soldato senza qualità, senza tentazioni, descritto da padre Agostino Gemelli. La miglior qualità del soldato nella guerra di massa e di lunga durata è appunto l'assenza di ogni qualità, l'essere rozzo, ignorante, passivo. Solo così è possibile appieno quella trasformazione della sua personalità che lo rende capace di adattamento alla trincea e all'assalto, che fa di lui un materiale altamente manipolabile, un perfetto pezzo della macchina bellica. Il soldato cessa di essere padre, marito, cittadino, per essere solo soldato. Poiché al prigioniero venivano a mancare del tutto queste caratteristiche di soldato massa ed era irrimediabilmente perso per la fornace della guerra, sia Cadorna sia Sonnino, una volta tanto d'accordo, si assumevano la responsabilità di ignorare la sorte dei detenuti. La sola deroga riguardava gli ufficiali che potevano ricevere soccorsi attraverso la Croce Rossa, ma anche queste spedizioni vennero sospese dopo Caporetto e durante la battaglia del Piave. Le condizioni di vita nei lager austriaci, soprattutto in quello di Siegmundsherberg, dove erano rinchiusi 180.000 italiani, erano di poco catastrofiche. Ha scritto nel suo diario, alla data del 18 novembre 1917, il tenente Giuseppe Leonida Capobianco: il vitto insufficiente, la mancanza di fuoco, il clima freddo, il cielo sempre plumbeo, ci invitavano a meditare su questa terribile prova che ci è stata riservata dal destino crudele e beffardo. Un ufficiale che per il suo grado godeva di un miglior trattamento rispetto ai soldati si preoccupava per essi, che da 5 giorni non hanno pane. Gli ufficiali hanno formato una specie di commissione di beneficenza per sovvenire ai soldati, ma che cosa possiamo fare noi con le poche corone che abbiamo disponibili? Le sofferenze dei prigionieri continuarono anche dopo la fine della guerra. Bloccati alle frontiere, furono rinchiusi in campi di concentramento poco diversi da quelli austriaci. Si tollerò, ricordava ancora il tenente Capobianco, che un Petitti di Roberto insultasse mezzo milione di cittadini e soldati italiani, facendoli morire di fame tra i reticolati e sotto la guardia di altri soldati italiani, giovinetti imberbi della classe 1900. Nel precisare che le autorità francesi rifornirono regolarmente di vivere i loro prigionieri, registrando per lo stesso numero di detenuti 20.000 morti al posto dei 100.000, Mario Isvringhi e Giorgio Rochat concludevano amaramente. In sostanza, il Comando Supremo e Sonnino, con la convivenza dei successivi governi, non soltanto impedirono l'invio di rifornimenti governativi, l'unico modo per aiutare seriamente i prigionieri, ma fecero il possibile per sabotare l'opera della Croce Rossa e le premure delle famiglie. Un comportamento che costituisce il punto più basso della condotta morale e professionale dei comandanti e del governo italiano nella Grande Guerra.